Il 22 aprile, il giorno della giornata della Terra, si è aperta una nuova iniziativa che si chiama Paesaggi Sonori ed è un nuovo modo per capire come è fatto il paesaggio. Solitamente noi il paesaggio lo vediamo, lo descriviamo, lo percepiamo con la vista, questa volta lo facciamo attraverso il suono, attraverso i rumori e le nostre orecchie. Ringraziamo l'ABO, Scuola di Laboratorio di Musica, Aras Edizioni, che è una casa editrice indipendente, il Cinema Politeama, che ospita questa rassegna, e l'ENS, l'Ente Nazionale Sordi. Il Comune di Fano è contento di patrocinare questo evento e, che è iniziato il 22, adesso il 29 abbiamo una nuova iniziativa, un nuovo appuntamento a cui tengo tantissimo, perché parla di vibrazioni e fior di sensi, come ascoltano gli ipudenti, come ascoltano i sordi, perché voi dovete capire che sentire e ascoltare sono due cose molto differenti. I sordi amano molto la musica e l'ascoltano. Come? Venite a scoprirlo sabato alle ore 11 al Cinema Politeama. Metteremo tutti i tappi per le orecchie, avremo un palloncino gonfio e capiremo come si può ascoltare diversamente. È un modo per conoscere qualcosa di nuovo e capire che esiste un paesaggio che si può, oltre che vedere, anche ascoltare. Sabato 29 aprile è un bel sabato per la cultura. Alle 4:30 del pomeriggio invitiamo tutte le famiglie con bambini tra gli 0 e i 3 anni, se ne hanno 4 va bene lo stesso, ad andare al Museo del Palazzo Malatestiano. Il Palazzo Malatestiano ospita il Museo Civico e il Museo Archeologico. Cosa ci sarà? Ci sarà un'educazione museale per la prima infanzia. Stiamo lavorando affinché il museo diventi un luogo vivo, attivo e un museo di tutti. A giugno presenteremo il progetto per il nuovo museo. Nel frattempo cerchiamo di fare laboratori, di coinvolgere la città. Abbiamo iniziato con Risuonano i musei, poi ci sarà a seguire la notte dei musei. Ma anche questa iniziativa per i bambini dagli 0 ai 3 anni è molto importante, perché noi pensiamo che siano troppo piccoli, ma non è così. Saranno coinvolti i bambini e le loro famiglie in un percorso interessante di gioco e di conoscenza. Quindi alle 4:30 di sabato 29 vi aspettiamo, potrete divertirvi ed imparare anche diverse cosine.